Allora, volevo farvi notare una cosa che non avevo mai notato prima, perché quando taglio gli spinaci, normalmente li taglio al colletto, quindi la radice la lascio nel terreno. Casualmente una pianta è venuta via e se notate su questa radice fittonante si sono formati dei tubercoli. Da premettere che lo spinacio è stato fertilizzato solo con humus di lombrico, non è stato dato nient'altro. Quindi io per curiosità ho tirato anche un'altra pianta e come vedete anche questa è piena di tubercoli che secondo me sono simili a quelli del rhizobium che nell'humus si trovano. L'humus è ricco anche di rizobio, anche su questa piccolina, perché ho voluto vedere anche su una pianta più piccola e come si può notare i tubercoli ci sono. Questa è una cosa da andare a fondo e da capire, perché effettivamente i tubercoli apportano azoto atmosferico e quindi noi notiamo che normalmente le piante concimate con humus sono più verdi, hanno un colore più carico, quindi c'è più clorofilla e sono anche più pesanti di altre piante concimate in maniera chimica. Buon humus a tutti!